Sì, lo so ragazzi, lo so, sono il migliore, non scaldatevi. Intanto, oltre ad essere il migliore, vediamo se ho messo bene l'uscita audio. Ingresso Scarlett, bibidi bobidi boos. Uscita Samsung, bibidi bobidi boos. Perfetto. Ragazzi, ieri, credo, è uscito il trailer di Death Stranding, sì, e oggi, tipo adesso, ora, è uscito il trailer praticamente del remaster. Remake, no, remake, scusate, il rifacimento di Call of Duty 4 Modern Warfare 1 per PlayStation 4, figa. Ora, voi sapete cosa penso dei rifacimenti? In quanto scrittore e adesso anche regista, mi piace l'idea di fare una nuova migliorata versione di qualcosa di 10 anni fa, non so quello che è. Però ragazzi, al tempo stesso mi spaventa, perché se la cosa di 10 anni fa ha funzionato, perché andarla a smuovere? Perché andarle a rompere i coglioni? Quindi ragazzi, infatti io non mi pronuncio assolutamente sul rifacimento di Final Fantasy VII, mi tengo la bocca tappata, ecco, per non dire altre volgarità. Ma ragazzi, siccome siamo qui, facciamo un doppio video. Call of Duty Sex on the Beach. Modern Warfare. Partiamo da Call of Duty che dura soltanto 1 minuto e 52. In-game footage. Boh, vediamo. Actual in-game footage. Vediamo. The rules have changed. There's a fine line between right and wrong. And somewhere in the shadows, they send us in to find it. What did you think, Jackson? Price? Cosa? Questa è la grafica? No, dai. Ottobre. Va bene, e questa ce la siamo tolta dal calzino. Allora, ragazzi, sì, grafica spettacolare, e bim bum bam, suoni, luci, colori, e bisogna vedere la storia, la campagna, anche perché, ragazzi, ho letto proprio fra ieri e l'altro ieri un commento su una pagina americana, inglese, che parlava di Black Ops 4, sto sognando ragazzi, chiedo scusa, dove dicevano abbiamo reintrodotto la campagna, o forse proprio si riferivano a questo Modern, e i commenti degli utenti americani dicevano volete un biscottino per aver reintrodotto una cosa che abbiamo sempre voluto, che era la colonna portante del videogioco e che non c'era motivo che toglieste? Io non sapevo che nei successivi Call of Duty, perché io mi sono fermato ad Advanced Warfare, quello con Kevin Spacey, non avevo idea che avessero tolto la campagna a favore di un gioco solo online, quindi Team Deathmatch all'infinito. Bella stronzata. Quindi ragazzi, sì, la grafica è pim pum pam, ma bisogna vedere fondamentalmente cosa combineranno. Andiamo a Death Stranding, perché la storia di Call of Duty 4, considerato da moltissimi il miglior Call of Duty fino ad ora, bei tempi ragazzi, era il 2007 credo, è una bella storia, proprio classico complottismo terroristico degli anni 2000, gli arabi cattivi, gli americani buoni, Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan, bello ragazzi, bello l'uno,
cioè Modern Warfare 1, bisogna vedere se hanno messo cose migliori o se hanno tolto cose buone. Lo sapremo il 25 ottobre. Andiamo al nuovo prodotto di Hideo Kojima, Death Stranding, cioè i fili della morte, i fili death, sì, i fili della morte, della Kojima Production, suppongo, la vediamo. Vediamo il bambino. Vediamo Mads Mikkelsen. Scusate ragazzi, siccome il trailer dura da solo quasi 10 minuti e la maggior parte di voi già l'avranno visto, mando avanti al gameplay, perché sinceramente di vedere Mads Mikkelsen o Guillermo del Toro non me ne frega un cazzo. La tipa dice "You can make America whole", come dice Trump. Facciamo l'America un tutt'uno, whole. Sony Interactive. Kojima Production. Allora ragazzi, innanzitutto non so perché Kojima abbia scelto Norman Reedus, una bella faccetta di cazzo, o perché è famosissimo grazie a The Walking Dead, oppure perché a Kojima piace sessualmente Norman Reedus, e mi va bene, mi va bene. La musica è fichissima, tutto violino e spaccacazzi, e io devo commentare, quindi devo abbassare ragazzi, se no non ci capiamo. Una nuova storia comincia. Vediamo Norman Reedus con poteri psichici che cammina dovunque, dalle pianure alle montagne innevate. Vediamo Norman Reedus che seleziona scala e crea le scale, proprio scale a pioli, ragazzi. Seleziona rampino e può fare il rampino, lo mette e si cala giù dalla corda, con la corda, bene, bene. Fichissimo, giusto? Qua c'è Lea Seydoux, Homo Demons. Qua c'è Troy Baker, che scopriamo non essere il nome del cattivo, del personaggio. Troy Baker è il nome dell'attore. Ma chi cazzo lo sapeva? Vabbè, si toglie una maschera e ha un'altra maschera, poi si lecca Lea Seydoux, va bene? E vediamo Norman Reedus che cammina con uno scatolone sulla schiena, proprio ingombrante sto ragazzo, cacciato da dei tipi tipo a Calappiacane, no? Col frustino. Lo colpiscono e si spoglia. Lui si porta il feto, ha il feto sul petto, dà colpi di valigetta ai tizi e va in moto. Sarà la cosa più fica del gioco, andrò sempre in moto. E ovviamente ragazzi c'è anche il paranormale. Fantasmi, robe che volano, perché Kojima ci mette sempre un po' di paranormale. Vediamo guerra, che cazzo è? Prima guerra mondiale, vedo le trincee. Come Die Hard Man, che cazzo? Metal Gear? Yoji Shinkawa, babe. Voglio far notare una cosa, ragazzi. Death Stranding, giusto? Le lettere che non sanguinano, che non colano, sono la D, la H, la R e forse anche la A. Pare di sì, pare. Ci sarà un motivo preciso. D, H, R, DRA, boh. Conoscendo Kojima ci sarà sicuramente un motivo. Drac, DHR. Mads Mikkelsen che comanda un esercito di soldati scheletro. Il domani è nelle tue mani. Va bene ragazzi, abbiamo accorciato un po' i tempi, non ci potevamo vedere 8 minuti di Death cazzo. Diamo per assodato, con mia e non solo mia somma tristezza, che la saga di Metal Gear Solid sia morta momentaneamente. Momentaneamente. Death Stranding sembra, ovviamente è sempre del papà di Metal Gear, quindi ovviamente un pizzico di Metal Gear lo senti, lo odori, c'è sempre. Un po' di militare, un po' di paranormale, e conoscendo Kojima ci saranno anche quelle situazioni impensabili, improbabili, impossibili. Chissà, ovviamente non ci è dato di conoscere la storia. Una cosa ragazzi in cui Kojima è sempre stato bravo sono i gameplay innovativi. Ricordiamoci ragazzi che ogni Metal Gear aveva un gameplay diverso dal precedente e quasi sempre migliore. Solo col quinto Kojima ha smerdato tutto, togliendo delle cose, togliendo il CQC, togliendo il coltello, boh. Però ragazzi il gameplay del 3 e del 4 sono oro. Nella fattispecie il gameplay di Guns of the Patriots, che credo sia del 2008,
A mio parere rimane il miglior Metal Gear mai cacato. Ragazzi, Death Stranding l'ho chiuso, se non sbaglio esce a ottobre, novembre o dicembre, esce quest'anno, quindi assieme a Call of Duty. Ma figuratevi, Death Stranding è il ritorno di Kojima alla PlayStation, quindi siamo tutti euforici, lo attendiamo tutti. Io ormai forse sono troppo duro, troppo nichilista, ma ormai ragazzi ho perso le speranze verso le cose che mi sconvolgono. Cioè, dovete veramente impegnarvi per sconvolgere Vespertili. Vediamo, se considerate dei miei gameplay che sono tornato a Biohazard 1. Ragazzi, un bacetto e ci vediamo alle prossime cazzate. Bannig.